Commissionato nel 1879, inaugurato nel 1883, il tranvia a vapore Bari-Barletta, passando per Bitonto, Terlizzi, Rumo, Corato e Andria, nel 1900 cominciò a manifestare i primi segni di cedimento, binari deteriorati, problemi derivanti dall'illuminazione insufficiente. Uno stato di disservizio e di grave disagio per gli utenti. Si cominciarono così a chiedere mezzi più efficienti e rapidi, materiale più resistente, modifiche del regolamento interno per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti. Giunti agli inizi del nuovo secolo, la Ciucciola Tara, come era soprannominata dai viaggiatori, continuava a sbuffare e colorare il cielo azzurro delle nostre contrade, e mentre le popolazioni dei comuni attraversati dalla locomotiva indirizzavano petizioni popolari al governo, la vecchia tradotta andava su e giù sulla tratta Bari-Barletta e Barletta-Bari, trasportando migliaia di viaggiatori e quintali di merce di ogni tipo. Ortaggi, verdure, frutta proveniente dalle campagne di Corato, Terlizzi e Rumo per il mercato generale di Bari, nonché migliaia di ettolitri di vino proveniente da Rumo, Corato ed Andria alla volta di Barletta, per l'ammodernamento della linea e la trasformazione della vecchia tranvia a vapore in tranvia elettrica, dovranno passare ancora 5 lustri, confronta M. De Sanctis, dalla tranvia alla ferrovia Bari-Barletta, Bari, SD.